Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. E cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. Libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio. E allora, amici di Fighters Life, benvenuti a questa nuova puntata di approfondimento nel mondo del pugilato, notte di riflessione per quanto mi riguarda, e credo che sia giusto una piccola apertura da parte mia, ma con me idealmente anche l'amico Massimiliano. Fighters Life è libero da qualsiasi dinamica, libero da poteri o tornaconti personali. Libero da schieramenti, fazioni e ideologie. Fighters Life rappresenta solo l'idea e la visione di pugilato di Frati Alberto e Massimiliano Maone. Fighters Life vuole raccontare solo le storie dei veri protagonisti di questo sport, che è il pugilato, e che sono i pugili e i maestri. Ogni video delle nostre dirette, riprese da altri spazi, sono espressione di coloro che li utilizzano. Crediamo fortemente nella dialettica e non nel facile populismo. Crediamo che per migliorarsi bisogna ascoltare e capire coloro che di questo sport ne fanno una ragione di vita. Io adesso andrei a presentare gli ospiti di questa serata, iniziando proprio da lui, da Silvio Branco. Silvio, buonasera a te intanto. Ciao, ciao, buon pomeriggio, come stai? Benissimo. Continuando con un altro grande che è Fabio Panchetti. Fabio, buonasera. Buonasera a tutti voi, va. Insomma, dovevo essere presentato per ultimo, accidenti. Grazie comunque. Grazie a te. Abbiamo un altro amico, Andrea Sarrizzu. Buonasera a tutti, e io sono in protesta per essere stato presentato come terzo. Dai, se... giustamente. E poi abbiamo Vittorio Parrinello. Vittorio, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Io non mi offendevo se mi presentavate per ultimo. E poi per ultimo abbiamo il più piccolo di tutti i veri pugili che sono con noi, Michael Wolfo Magnesi. Buonasera a tutti. Però per ultimo, io vado per ultimo. Gli ultimi saranno i primi. Ma infatti è giusto, Fabio, hai detto una cosa grande, gli ultimi saranno i primi. Allora iniziamo anche oggi a parlare un pochettino di quello che sarà il ritorno alla attività pugilistica, di quello che sarà il dopo coronavirus e di come si sta cercando di rientrare alla normalità nelle palestre, ma soprattutto da parte poi di quel mondo, che è il mondo pugilistico, per quanto riguarda i professionisti,
Cercheremo oggi di capire un pochettino come si sta muovendo la federazione, ma come un po' si stanno muovendo i pugili che si apprestano a tornare in queste ipotetiche 5 date date dalla federazione. Chi vuole iniziare? Iniziamo con Silvio. Sì. Allora Silvio, come pensi che sarà la ripresa? Ma io penso che sarà lunga e lenta, visto l'andamento del Covid-19, di come è stato affrontato qui in Italia, no? Vediamo, basta guardare soltanto per le certificazioni, ne hanno cambiate, adesso ne è arrivata ancora un'altra di altro ieri, per cui ne cambiano una settimana. Ci sono indecisioni, naturalmente questo Covid ha preso tutti di sorpresa, non erano preparati, anche se Conte poi ha dichiarato più volte che eravamo a livello sanitario all'avanguardia, che eravamo preparatissimi, ma sono parole che si è portato via il vento, sono parole che un premier dovrebbe dire o deve dire magari con la consapevolezza che poi siano adeguate, siano giuste e corrette. Invece non è stato così, abbiamo visto che prima la corsa si può fare, poi non si può fare, prima i bambini sì, poi i bambini no, il cagnolino a 100 metri, non a 200 metri, ha dato la possibilità di fare corsa o camminate a 200 metri, poi chiude tutte le strade. Cioè, è un continuo dire delle cose e poi annullarle, per cui io penso che uno sport come la box, uno sport di contatto, uno sport che viene fatto all'interno delle palestre, ci sia praticamente assembramento e poi si deve condividere uno spogliatoio, si devono condividere le docce, insomma penso che sia uno degli sport che vada per alle lunghe. Poi basta vedere che hanno chiuso, hanno spostato le Olimpiadi, noi dobbiamo vedere, prendere per esempio quello che fanno i grandi eventi, no? Ma se hanno spostato le Olimpiadi nel 2021 ci sarà un motivo. Come pensate che possano riaprire le palestre prima possibile? Saranno chiuste fino alla fine dell'anno. Io non penso che la ripresa sia così veloce. Io sono d'accordo, e purtroppo, visti i contenuti, sono assolutamente d'accordo con Silvio. Credo anch'io che saranno molto lunghi i tempi prima di rivedere dei match, a meno che non si trovino soluzioni non so di che tipo. Sicuramente ci sarebbero le porte chiuse, ma quella sarebbe la cosa più semplice, poi ce ne sono molte altre piuttosto complicate. Io sono, lo dicevamo già prima tra noi, prima che ai match la mia preoccupazione in questo momento va alle palestre, per cui ai gestori delle palestre, a chi ci vive con questa attività, e mi preoccupo perché temo che riapriranno abbastanza tardi. Chiederei allo Stato di fare impossibile per provare a farle riaprire il prima possibile, sempre nel rispetto, è chiaro, di tutte le norme che vanno rispettate. Poi vorrei aggiungere soltanto una cosa proprio per esperienza personale. Io a fine febbraio stavo commentando una corsa di ciclismo, il Giro di Taiwan. Fine febbraio Taiwan aveva avuto pochissimi casi, anche se era vicina alla Cina. C'era un sacco di gente sulle strade, erano tutti con la mascherina, non ce n'era uno senza mascherina, tutti poi con quella abilitata, non con le mascherine che girano qui in Italia, che sono quelle di carnevale, molte non servono proprio a niente. Lì li avevano tutti, nessuno escluso, li avevano i direttori sportivi, avevano dotato tutti gli staff di tutte le squadre di queste mascherine. Non solo, io vivo a Milano, nella mia zona, io abito nei dintorni di Niguarda, ci sono molte attività gestite da cinesi, bar e non solo. Hanno tutte chiuso alla fine di febbraio, quando si sono automesse in quarantena. Non solo, tutte le persone, tutti i cinesi che giravano per strada avevano tutti, nessuno escluso, la mascherina. Chiudo, ho un caro amico a Firenze, la cui moglie è cinese, vivono a Firenze. Sua moglie ha parlato con qualcuno in Cina, si sono automessi in quarantena perché il mio amico vive con sua mamma che è un po' anziana. Hanno iniziato una loro quarantena a Firenze, questa coppia, per cui con la mamma in tre, dal 6 di febbraio, perché lei, la ragazza, aveva
parlato con Kid Novelli, aveva detto: date retta a me, questa non è una cosa di poco conto, qui nessuno si sta muovendo, in Italia niente, cascano tutti dal pelo, fanno tutti finta di niente, date retta a me, auto mettiamoci in quarantena, perché la cosa, dice, è già molto pericolosa. A me, ecco, alla luce di tutto questo, ha stupito che a fine febbraio invece in Italia, non faccio nomi, ma c'erano politici che andavano a brindare e qualcun altro che andava a cena con la moglie, qualcun altro che chiedeva di riaprire tutto. Io, che sono un po' catastrofista di natura, e sono testimoni, ecco, i miei colleghi a Eurosport, ci trovavamo ai primi di marzo e io avvertii tutti, dice, questa è una mia sensazione, dissi, non ho elementi, ma guardate che secondo me qui sta per crollare tutto, se qualcuno non si muove qui crolla tutto, vanno a quel paese le Olimpiadi e salta tutto lo sport, e qualcuno mi guardava un po' così, ecco, alla fine magra consolazione, avevo assolutamente ragione, non sbagliavo, ecco, a preoccuparmi in anticipo, e facevo bene a preoccuparmi di fronte a questa passività proprio preoccupante da parte dello Stato italiano. Poi sono intervenuti, ma era troppo tardi, perché il contagio almeno in Lombardia si era già diffuso ma da almeno un mese. Adesso è tardi, intervieni per contenere, ma bisognava farlo molto prima, e insomma, se mi ero preoccupato io vedendo quello che vedevo a Taiwan, non capisco perché chi ci governa non si fosse minimamente preoccupato. Ecco, questa è la cosa che ancora non mi va giù proprio. Andrea. Beh, io vi parlo invece da chi l'ha vissuta, perché anche io abito a Milano e quindi da fine gennaio è cominciato tutto il cosiddetto lockdown. Prima a Milano si è iniziato con mai mollare, perché non si capiva cos'era il virus. Poi successivamente invece ci hanno bloccato direttamente, perché quando ci hanno detto mai mollare, si lavora lo stesso perché il virus non è così devastante, chi più chi meno si è rivoltato sui parchi, per strada, e lì forse è stato l'errore più grande. E quindi secondo me è proprio l'Italia impreparata. In questo caso è proprio non si è andati scientificamente a controllare la realtà dei fatti. Se noi ci ritroviamo in questa situazione, perché è evidente, le altre nazioni, e cito la Germania come prima nazione, che forse probabilmente è sicura al 100%, è stata colei che ha avuto il primo contatto con Covid-19, ha risolto il problema in pochissimo tempo. Se voi doveste andare a guardare, ci sono filmati che fanno vedere tantissimo anche in TV, dove per distanziamento sociale non esiste quasi neanche minimamente. Ciò significa che c'è un controllo totalmente diverso. Per me il lavoro che ha fatto lo Stato non è stato adeguato, perché scientificamente si è arrivati un po' troppo tardi, e questa è la parte peggiore. Lo Stato ha fatto già prima errori tagliando le spese alla sanità e al lavoro di scienza. Sì. Quindi quando ci siamo ritrovati con il virus in casa, c'è stato un salva continuo che praticamente ci ha devastato. E in questo caso, non avendo un tampone per poter bloccare questa situazione, perché oltretutto noi italiani siamo stati bravi, ma altre persone che alla fin fine delle regole dello Stato non gliene frega niente, la maggiorità dove? Che divulgano continuamente, essendo anche asintomatici, il virus. E quindi non si può bloccare una cosa del genere. Ci vuole proprio un impatto politico che serva come ordine e riordine della popolazione, altrimenti non si va avanti. Poi, per quanto riguarda il nostro sport, per me, dove siamo i più esatto, ma ne abbiamo, ce ne sono tantissime che facciamo e lasciamo lì per anni e anni. Sì, ma a Milano bene o male noi siamo coperti, il problema è questo al centro-sud. Adesso sul fatto sportivo invece, per me ci dovrebbe essere un controllo medico-scientifico più accurato, però noi del pugilato, adesso voglio dirne una, attività che fa più esami in assoluti a qualsiasi tipologia di allenamento. Quindi no, lì magari servirebbe solamente
anche un controllo medico adeguato e scientifico che ti dia il rapporto per poter già ricominciare. Quindi quello sportivo a livello pugilistico ci potrebbe anche stare, perché se riesce il calcio ad effettuare subito una grande ripresa, vuol dire che non basta solo la parte medica, come si dice, un organo della situazione. Per me funziona così. È che non so che io se ci riesce, la penso in questo calcio, modo. Non so se il calcio riesce a ripartire, perché sembrerebbe addirittura di no, cioè, a oggi poi in Inghilterra sono già andati. Sì. In Inghilterra sono già andati. E quindi è già un controsenso. Qua in Italia forse quasi probabile che entro fine giugno si riapra direttamente il campionato, quindi è già un passo avanti. Lo Stato evidentemente non sa dove mettere le mani, e come adesso potrebbe capitare a noi nel pugilato. Chi potrebbe amministrare i soldi non sa come dovrebbe divulgare queste quote, perché non sanno, per burocrazia o storie varie, non sanno come usarli, in poche parole. Perché non sanno esattamente Andrea, aspettiamo, ci arriviamo a quel discorso poi attinente al discorso dei fondi per le varie federazioni. Chiudiamo con Parrinello, perché Michael il pensiero lo conosciamo, quindi non lo consideriamo in questo momento. No, ma io penso che allora ormai ci dovrebbero convivere per tanto tempo con il problema, la problematica. In Germania hanno risolto facendo i tamponi, semplicissimo. Cioè, perché quando non ci arriviamo? C'è semplice, facciamo i tamponi, preventiviamo tutto, tuteliamo i nostri atleti, e già da domani si potrebbe aprire, secondo la mia opinione. Sì. Visto che abbiamo qui con noi un grandissimo del pugilato mondiale come Silvio Branco, abbiamo un grande commentatore come Fabio Panchetti, e poi tre grandi pugili come Magnesi, Parrinello e Andrea Sarrizzu. Il mio pensiero ora va anche alla ripresa nel mondo del pugilato. Stanno tutti aspettando che vengano dette le linee guida per la riapertura delle palestre, ma si comincia a pensare che i pugili professionisti in qualche modo dovranno ricominciare a fare quello che sanno fare, cioè combattere. In questo periodo c'è stato tanto, sono uscite tanto, questo periodo di stallo, ci sono state dappertutto, anche qui, tante discussioni su come ripartire e quali possono essere delle nuove garanzie di pugili professionisti per cercare di far tornare il movimento pugilistico più in alto possibile. La discussione è anche questa. Diciamo che siamo arrivati a un punto dove non si capisce perché un titolo italiano un pugile deve fare un titolo italiano con 1500 euro, 2000 euro, quindi un titolo italiano che è diventato ormai un titolo di passaggio, mentre ai tempi magari di Silvio, per rendere l'idea, era il tuo primo titolo mondiale, era il tuo punto fermo, già il tuo punto di partenza per una grandissima carriera. Oggi sembra diminuire questa epoca, sembra diminuire molto il titolo italiano, come un po' la figura del pugile professionista. Credo che chi sarà poi, visto che siamo in procinto di elezioni del nuovo presidente della federazione pugilistica, credo che debba tener conto di questi, tra virgolette, malumori o questi pensieri da parte proprio di chi il pugilato lo ha fatto. Silvio. Beh, guarda, io adesso pensare di consigliare a un ragazzo che voglia intraprendere questa disciplina come una professione, beh, è da pazzi, perché le borse sono
a dir poco ridicoli. Guarda, ma si combatte per i primi combattimenti si fanno per 500-600 euro. A volte gli organizzatori dicono agli atleti: ti faccio combattere, ti faccio fare attività, e solo l'amore che nutre un atleta per questa disciplina si allena per più di un mese, due mesi, per prendere zero, per prendere, non prendere soldi. Cioè, questo è inaudito. E bisogna che lo sport, che la Federazione Pugilistica Italiana non tuteli soltanto i dilettanti, ma tuteli anche i professionisti. Come? Facendo arrivare dei soldi, e facendo arrivare dei soldi nelle casse anche a livello professionistico, per fare in modo che gli organizzatori possano avere un minimo di contributo per organizzare degli eventi. Io ho combattuto per titoli italiani, e quando io disputavo i titoli italiani prendevo 22-23 milioni a combattimento. È impensabile che adesso si possa prendere 500 euro o zero. Cioè, è impensabile. È vero, però purtroppo è proprio così. Peraltro, credo, nella mia visione di pugilato, il titolo italiano sarebbe sopra tutti i titoli internazionali tranne il titolo europeo. Guarda, cioè, capito, è un titolo importante, conterebbe più del titolo dell'Unione Europea. Il titolo italiano lo vedrei più pesante. Chi vince il titolo italiano dovrebbe avere quasi il passaporto, ecco, per mettersi in fila, ma già per la sfida per il titolo europeo. Ma assolutamente, guarda, io condivido con te questa cosa. Io, quando ho vinto il titolo italiano, è venuta la televisione a casa, andavo per strada e ti riconoscevano tutti. Adesso fai un titolo italiano, non sei nessuno, cioè lo fai dopo tre combattimenti, quattro combattimenti, fai cinque combattimenti, fai un titolo italiano. Ma è impensabile questa cosa, no? Sì, ma forse a parte la carenza di pugili, ma probabile che la federazione forse si debba sbloccare a livello di media. Non siamo un po' troppo indietro, noi dovremmo cambiare il modello federale, perché non si può creare praticamente un pugilato solo statisticamente attraverso il dilettantismo nazionale. Non va bene, allora, perché i professionisti arrivati a un tot di punteggio si può cambiare letteralmente visione, quindi bisogna essere un po' più un po' più aperti soprattutto alla parte pubblicitaria, in questo caso iniziando già dalla palestra, perché uno può essere anche nel ruolo in cui si trova, nel paese in cui si trova, essere già un piccolo personaggio, autorizzazioni dietro che possono valere un contributo di visione all'Italia stessa. Quindi ripartire dalle fondamenta, e quindi però questo non va fatto solo da parte della federazione facendo uno sblocco attraverso anche il pugilato professionistico, ma anche da parte degli organizzatori professionistici, che invece di controllare sempre ed esclusivamente al proprio mulino, aprire un po' a tutto il settore, che non riguarda solo i pugili che hanno in scuderia, ma anche quelli che dovranno inserirsi nella scuderia, partendo già con la collaborazione con delle palestre esterne, perché ci sono tante palestre che hanno dei pugili ottimi, che però vengono penalizzati sia a livello come pugile nazionale per la squadra stessa, e come professionista, perché non ha una visione come dicono loro presidenti. E già quello che non è solo stare lì, quello è bello, quello è bravo, quell'altro, no, le sfide vanno fatte, come stava dicendo poco fa Silvio, che il titolo italiano era la parte principale, era quello che ti dava a lascia passare come titolo europeo, ad esempio. Quindi bisogna ripartire dai fondamentali, però aprendo un media pubblicitario più ampio, in modo che ci sia una collaborazione più efficace tra palestra ASD, che pur sia anche lontana da qualsiasi inquadramento, palestra nazionale, federale, e organizzazioni professionistiche, altrimenti non si ha niente. La collaborazione deve essere da parte di tutti, altrimenti finiamo sempre con una guerra fra poveri. Vai, non ci vuole solo la realtà dei fatti. Scusami, Rizzo, non ci vuole solo collaborazione, ci vuole pure
un certo iter, perché è impossibile se Magnesi lancia il titolo lo lasciano vacante, cioè è una cosa allucinante, anche la sfida qualche titolo lo lasciano vacante, cioè ci deve essere, è impossibile una cosa del genere. Sì, esatto, questo è dovuto per la carenza dei pugili che non, che burocraticamente in questo caso, se non è un punteggio, se non sei di quella palestra, se non sei pugile nazionale, se non sei quello non puoi passare professionale. Una libertà soprattutto alle SD nel costruire il pugile, perché poi il pugile lo fa il maestro di quella palestra, non lo fa un organizzatore o un maestro di, o un maestro federale, quindi il pugile deve essere libero anche di saper scegliere quando poter passare professionista. Ecco il dove lo sbaglio, che il pugilato ad esempio nei paesi sudamericani a 16 anni hanno 70 match dilettantistici, e se tu dovessi mettere un pugile come quello ti fa un titolo italiano e te lo vince anche e non è neanche professionista. Ecco dov'è la differenza, ci vuole un'attività diversa qui in Italia, ci vuole praticamente un'attività migliore con meno leggi e meno severità sulla parte delle ASD, che sono quelle che costruiscono i pugili, non sono gli altri, non è l'organizzatore, non è la federazione. Chi costruisce i pugili è il maestro in palestra, il tecnico, quindi è da lì che bisogna partire. Purtroppo in Italia non te lo faranno fare mai, non solo a livello FP, questo ma anche a livello CONI, perché un ragazzo che ti passa, non te lo faranno mai passare professionale a 17 anni, non te lo faranno mai iniziare a combattere a 13. Questo è il problema, cioè, diciamo, è pure un problema sociale nostro. Io credo una io credo una cosa, perdonatemi, innanzitutto dovrebbe essere un po' rivisto quello che è il dilettantismo, visto che in Italia si punta tanto sul dilettantismo, vanno riviste alcune regole proprio del dilettantismo e proprio della nazionale dilettante. Abbiamo visto la nefasta inglese della nazionale. Credo che in Italia abbiamo un grandissimo bacino utente di nuove leve. A mio avviso credo che bisogna rivedere un attimino il discorso nazionale e dare, visto che il presidente dell'FP in un articolo ha parlato di meritocrazia, ha usato la parola meritocrazia per quanto riguarda le assegnazioni dei fondi in un altro contesto, ma mi piacerebbe applicare questa meritocrazia anche a chi poi va in nazionale. Ci sono ragazzi che stanno in nazionale da 4 Olimpiadi e teniamo fermi a casa tanti giovani, come poteva essere all'epoca un Michael Magnesi, un Mauro Forte e tanti altri, che potevano dare più lustro alla loro carriera anche a livello dilettantistico e fare ancora più esperienza prima di passare professionisti, ma che non vengono utilizzati perché non lo so, non mi interessa, però penso che sia da riflettere da chi di dovere, che forse c'è da cambiare qualche regola, non credi, Fabio? Assolutamente, io ho sempre pensato che bisognerebbe mettere, non so, come normativa italiana, il divieto per un pugile di fare più di 2 Olimpiadi, anche se ne vinci 2 di fila, bravo, ecco, adesso passa professionista. Se non addirittura una, ma guarda, una, non voglio essere troppo severo. Ma no, guarda, Fabio, nell'obbligarlo a passare professionista penso che non sia neanche corretto, perché se vuole rimanere dilettante può, sì, anche certo, rimanere dilettante. Però senza fare le Olimpiadi. Hai fatto la tua esperienza, hai fatto 2 Olimpiadi, sono andate una bene e una male, o entrambi bene, adesso lascia il posto magari a un nuovo emergente. Questo. E aiutalo magari, perché l'esperienza aiuta sempre il giovane che entra, perché giustamente tu sei un uomo di esperienza, io sto entrando adesso, puoi darmi tanti consigli per farmi crescere, certo, quindi resti uguale nell'ambiente ad aiutare. Sì, sono d'accordo, ecco, non è corretto obbligarli per forza a passare pienamente d'accordo. Hai assolutamente ragione, però metterei questa norma, dopo 2 Olimpiadi basta, fai posta a un altro, se vuoi continui, ma le Olimpiadi non le puoi più fare. Ma più che altro ci vorrebbe anche delle riserve, perché nella nazionale italiana ci sono sempre gli stessi,
anche perché non mettono delle riserve, no? Io non vedo una riserva per, non so, io ti faccio un nome a capo, per Clemente Russo, un'ipotetica riserva se lui si faccia male per andare a un torneo, non c'è. Eh sì, certo. E certo. I giovani al peso, no, di le riserve, talentuosi, le riserve ci sono. Le riserve ci sono, che non vengono considerate. Adesso, quando io ero in nazionale, c'era sempre il secondo o il terzo atleta che faceva da riserva. Ecco quello che si è sbagliato, perché anche se c'era il secondo o terzo atleta come riserva, doveva fare assolutamente sia il ritiro, perché non si sapeva mai, magari qualcuno si faceva male, allora veniva subito sostituito. Delega e sostituzione dell'atleta, quindi subentrava la riserva. Cosa succede? Che purtroppo porta degli oneri, perché in questo caso va pagato anche la giornaliera. Ecco dove dovrebbe investire di più la parte federale. Okay. Dare più possibilità soprattutto agli atleti, che in questo caso sono riserve o vengono presi di secondo livello, ad avere un'esperienza internazionale. È da lì che si ricresce anche pugilisticamente. Beh, se vogliamo, è così che si fa l'esperienza. Ma ci mettiamo anche gli assoluti. Non dimentichiamo che prima chi vinceva gli assoluti era il titolare della nazionale. Adesso chi dice gli assoluti era lo sparring partner della nazionale. Ma dove stiamo? Bravo. Come stiamo? Cioè, una cosa, no. Penso fare. Allora, cioè, no, non devono fare gli assoluti, altrimenti mi mandavano a casa. Esatto. Tu ti fai assoluto, vai a casa. No, adesso se ci fai caso, i titolari della nazionale neanche li fanno più gli assoluti. Perché? Perché un motivo c'è, perché altrimenti. Ma è sbagliato, ad esempio. No. Eh sì, gli assoluti dovrebbero essere. Ed è sbagliato, perché le selezioni per le Olimpiadi. Assolutamente. Assolutamente. Ultimamente. No, no, non sono per le Olimpiadi, per avere il posto. Andrea, prego. Ultimamente il pugilato che conta si vede poco in televisione. Forse Fabio me ne darà atto di questo. Si vede poco un po' dappertutto. Si vede, no, ma in particolare quello italiano, i pugili italiani viene dato poco spazio a livello mediatico. Forse quello che intanto Silvio non lo vediamo più, se esce rientra sarebbe la cosa migliore. Riallacciandomi a questo, volevo fare un ragionamento anche con Fabio. Attualmente i pugili italiani non si vedono più. Chi verrà non dovrà vedere innanzitutto come creare le giuste sinergie per portare a livello mediatico più in alto possibile i pugili e professionisti italiani? Certo. O mi spiego, anche non si può andare alle 4 di mattina su Rai Sport dove non si vede nessuno. Mi fermo a riflettere, alcune riunioni dove ti hanno visto protagonista nei commenti a tu come Eurosport, Sky, veramente punti importanti con produzioni importanti come può essere anche un DAZN, come può essere un Mediaset. Ecco, forse manca, che poi erano i tempi andati di Silvio Branco quando combatteva Branco, forse manca quello show che si crea attorno al pugilato, Fabio. Sì, c'è. Bravissimo. Devo dire, ecco, alcuni eventi che mi è capitato di commentare ultimamente, soprattutto quei che ho commentato con Eurosport, che poi è la testata con cui lavoro principalmente, era stato tutto fatto molto bene, molto in grande. Erano due riunioni, insomma, di Davide Buccioni. Eravamo andati peraltro con Eurosport, non c'ero soltanto io a commentare, avevamo anche, diciamo, l'inviato che faceva le interviste, che presentava i pugili, per cui era una cosa anche piuttosto articolata, che a me piaceva molto, un po' anche poi lo stesso modello che usa anche DAZN per le telecronache, ovvero i telecronisti commentano il match, poi c'è tutta la parte attorno con altre persone che intervengono e tutto quello serve, per cui ecco, il sistema sarebbe quello. Poi la strada sarebbe dare continuità, diciamo, a queste produzioni, solo che spesso non è possibile e questo, diciamo, non dipende da me, nemmeno ne conosco le ragioni. Purtroppo con Eurosport, ecco, siamo riusciti a fare queste due riunioni di Davide Buccioni, ma poi la cosa non è andata avanti. Anche per Sport Italia ho commentato in passato tantissimi match, c'era stato proprio un accordo anche nel 2017 con la federazione,
andò tutto molto bene nel 2017, poi nel 2018 cominciarono i problemi e praticamente la box su Sport Italia ha ricominciato ad andare in onda molto a singhiozzo. Il problema è questo, bisognerebbe riuscire io mi ricordo anche lì su Sport Italia, mi ricordo un verdetto De Carolis Gevor che venne addirittura tagliato perché rompeva il calcio mercato. Sì, no, quella non la commento io, però sì, la ricordo benissimo. Lo so, quello sai, quello è un altro discorso. Devo dirti, anche con Eurosport, con le due riunioni che ho fatto con Eurosport, avevamo dei tempi ben precisi, perché poi lo sapevamo prima, però nessuno ha sperato, è andato tutto assolutamente a posto. Lì, non so da cosa si è dipeso, amareggio molto anche me, ma mi... ero molto amareggiato, non ne manco la parola giusta, cioè, sì, però purtroppo successe quello qua, sì. Però non mi dite che pugili buoni d'Italia non abbiamo, che ne abbiamo da parecchi professionisti bravi, certo, possono portare di nuovo altri pugilati italiani. Il problema è che non ci sappiamo vendere a livello di marketing, tra virgolette, perché se mi dite la riunione che avete fatto giorno, quella di mondiale di Joshua, a me ha fatto ridere sinceramente la pugili. Stai andando un po' troppo in alto, stai andando. Ho fatto l'esempio di vendersi il prodotto. Si sono venduti il prodotto che non era, ma non è vendere il prodotto. La forza delle televisioni vende pure l'aria a volte. Certo, valorizzare quello che hai, far sembrare quello che hai meglio di quello che hai. Con tutti gli sport. In Italia però purtroppo manca la base in Italia, quindi la comunicazione. Quando tu vai a presentare, ad esempio, adesso non si comunica praticamente da nessuna parte, a parte sui quello, sulle cose non si comunica da nessuna parte, a parte su Facebook che trovi qualche articolo del Boxer Ec o Boxer Ring, ma a livello di Corriere dello Sport, quando è stato il campionato d'Europa in Italia, è stato messo un giornale su un pezzetto, un quadratino, niente. Però devo dire, ultimamente ho visto però un buon lavoro sotto questo punto di vista, fatto dalla Gazzetta dello Sport per le riunioni di Dazn e anche dal Messaggero, grazie a tanti articoli che ho letto del nostro collega Stefano Buttafuoco, che comunque ha sempre cercato di presentare almeno le riunioni, diciamo, che si tenevano a Roma e dintorni. Poi, come si dice, uno fa quel che può e non è che può arrivare dappertutto. Il problema è quello. Io riprendo da qui. Da qualche parte arriva e poi magari tante altre testate invece si disinteressano completamente. Questo è un bel problema. Allora, riprendo da qui. Se è fatto per amicizia, c'è una grossissima pubblicità. Se c'è il personaggio che ha le amicizie, che sa vendere tutto quanto, il pugilato al suo impronto giornalistico e mediatico. Se invece il pugile è al di sopra di tutti, però mediaticamente non piace, viene praticamente snobbato. Questo è quello che succede, praticamente una guerra tra poveri. Non funziona così, per il cosiddetto presidente della federazione, la meritocrazia. Bisogna dar merito anche ai pugili che mediaticamente non sono, però devono avere quel ruolo, altrimenti non serve a niente. Bisogna partire da lì. Quindi è un sistema che abbiamo noi interno che è sbagliato. Bisogna partire già dall'inizio. Ad esempio, se è stato venduto tramite un pacchetto da Dazn al pugilato professionistico, però solo tramite una scuderia. E gli altri? E allora, come potrebbe essere quello degli altri organizzatori professionistici? Dove sono? Perché deve solo ed esclusivamente la TV Dazn una parte, quando in Italia siamo più di una? Spiegatemelo. Quello sai, non lo questo so è quello, l'errore più grave, infatti, ma questo è perché il discorso Andrea è un discorso che dovrebbe essere la stessa federazione a prendere accordi singolarmente per la distribuzione del prodotto pugilato.
Dopodiché, in Italia ci sono quanti organizzatori? 4, 5, 10, 20? Ok, tu hai due match, e così diamo visibilità a 360 gradi a tutti i pugili. Sì, sai, i canali TV non mancano. Adesso te ne dico una. Allora, un organizzatore, insomma, basterebbe sapergli organizzatore un altro e ci sarebbe la box in TV. Bisogna creare un sistema. Allora, sai come si faceva una volta? C'è il sistema. Sai come si faceva una volta? Ok, io ho la TV, ok, ho l'attore principale. Della mia organizzazione combattono tre pugili, due li prendo dagli altri organizzatori. C'era la cosiddetta collaborazione, quindi io che facevo parte di una scuderia venuta a chiamare perché in quel momento serviva un pugile, combattevo nella stessa riunione dove praticamente così che alla fine il livello mediatico di un pugile, perché altrimenti non serve a niente. Bisogna collaborare anche fra organizzatori, non bisogna pensare sempre esclusivamente all'acqua, al proprio mulino. Non funziona così. Non esiste, perché se tu guardi, è sempre stato così. Cioè, in passato funzionava così. Io mi ricordo, io a volte non sento esatto. Più niente, la linea va via. Esatto. Noi ti sentiamo, Silvio. Ah, voi mi sentite? Sì, benissimo. Io a volte non sento più parlare, ti sentiamo. Chi ha... Silvio, raccontaci un attimino qual è la differenza tra oggi e ieri a livello mediatico. Enorme. Che mondo, è un'altra epoca proprio. Ma... Io non penso che manchi il talento, okay? Parla più sennò sembra che voglia forte fare che non sente, poverino. Che non però la televisione adesso non è più interessata alla boxe, forte che non sente, neanche le televisioni private, le più piccole. Cioè, la televisione per venire a riprendere un evento deve spendere dei soldi, deve venire con una troupe, con un'equipe, degli inviati, e c'ha delle spese non indifferenti. Se l'audience o lo share non è alto, non conviene alla televisione riprendere un evento. Per cui io penso che sia non ci sia tanta pubblicità intorno a questa disciplina da poterlo promuovere e mandarlo ed essere e far essere interessate le televisioni. Sono assolutamente d'accordo. E a tuo avviso, Silvio, come si può uscire da questo momento stagno? Ma io penso che bisognerebbe fare, sai, la pubblicità è l'anima del commercio, bisognerebbe fare pubblicità su questa disciplina, anche perché non siamo secondi a nessuno a livello di qualità di atleti. Bisogna investire su questa disciplina, su questo sport, a livello mediatico, a livello pubblicitario. Io penso, ecco, un investimento più a livello di marketing pubblicitario, di immagine. Ma pensi invece che a livello di match ci possa... Cioè, pienamente d'accordo. Io... Creare più match veri, secondo te? Ma sai, a volte perde di credibilità uno sport perché sono messi a confronto degli atleti che non sono all'altezza magari di disputare un titolo importante. A volte capita anche questo. Però ecco, abbinare le due cose, abbinare gli eventi, i combattimenti più qualitativi e magari fare una pubblicità maggiore intorno a questa disciplina. Sai perché ti dico questo? Perché oggi abbiamo commentato un match tra Marquez e Pacquiao. Tra l'altro non era il quarto match che si affrontavano e tra l'altro non era il match. L'ho commentato io su Sport Italia, l'ho commentato in diretta. Era l'unico match non titolato sopra tre match titolati. Non so quanti mila persone c'erano lì e c'è stato un eco allucinante. Quello del KO di Marquez, dici, no? Sì,
Sì, certo, sì, sì, come sì, sì. Poi Pacquiao sul market, è il più bello che ho mai commentato in vita mia. Guarda, perfetto, proprio... ma adesso mi è venuto in mente quello per dire che a volte non serve la cintura per fare il match. Se un Magnesi incontra un altro pugile italiano quotato, il palazzetto lo riempie lo stesso, anche se non c'è un titolo in palio. Però poi bisogna mettere Magnesi nelle prendere una borsa adeguata all'evento, perché il problema è che Magnesi per combattere contro, non so, sparo uno a caso, un Frati, ok, titolato, giustamente dice voglio i soldi, ma se io vado da lui gli dico per 500, 1000 euro, 2000 euro vai a combattere con Frati, lui giustamente mi dice a chi me lo fa fare. Certamente, certamente. No, ma infatti, ma sono i pugili che fanno prestigiosa una cintura o un combattimento, e non è la cintura che fa prestigioso un atleta. E certo, e poi ecco, vorrei aggiungere su Michael che troppe volte magari in Italia tendiamo anche proprio a sminuire, diciamo, il valore dei nostri pugili. Io prendo, ecco, gli ultimi due match che ho commentato di Michael, ho letto da qualche parte, e si dice: ma hai visto chi ha affrontato? Ora, tante volte, ma, no, io dico che è anche Michael, proprio nel suo caso, che sta facendo sembrare molto più scarsi, cioè molto meno bravi di quello che sono i pugili che sta affrontando, perché gli ultimi due che ha affrontato li ha tritati, hanno abbandonato perché non ne potevano più. Ma invece, guarda, qualche parte, ho letto, no, beh, avevo vinto anch'io per KO contro quello, no, non è proprio così, cioè, ci vorrebbe un po' di competenza, un po' di obiettività, invece molte volte andiamo a sminuire. Credo che questo succedesse a volte anche a Silvio, magari delle vittorie. Certo, ma infatti io ti stavo dicendo che a volte battevi pugili e ti cioè è Nemo profeta in patria, no? Ti dicono che l'atleta, esatto, è scarso. Ecco, io ho battuto Verno Phillips, che aveva battuto due volte a Gianfranco Rosi. Ho battuto Glenn Coffey Johnson, che è stato classificato il pugile pound for pound. Ho battuto Robbie Reed, che ha battuto Vincenzo Nardiello. Però quando li ho battuti io, erano pugili che per loro avevano un problema. Dopo che ho battuto Verno Phillips, è andato a battere Julia Jackson. Verno Phillips è diventato il pugile pound for pound, perché aveva battuto Julia Jackson, è diventato il pugile, il picchiatore più in di tutti i pugili in quella categoria. Cioè, ricordo. Anche quando battesti Manny Siaka, ero lì al Vigorelli, una riunione bellissima, combatté anche Sarrizzo e fu il match più bello della serata, quello battesti Ivan Poggio. Mi ricordo, battesti Siaka, era un signor pugile. Ma era campione del mondo della WBC per me. Lo annullasti, non l'hai fatto entrare nel match. E poi andare a leggere, insomma, che alla fine del match c'era invece, ecco, chi dubitava sul valore di Siaka, ma perdonatemi, io ho sentito anche critiche su Patrizio Oliva, sì, dopo che ha vinto tutto, ha vinto un titolo mondiale, un mondo olimpico. Vabbè, ma le critiche vanno sempre Patrizio Oliva, sempre da chi in bocca escono le critiche. Se sono critiche da personaggi, il valore di ciò che ha. Guardiamo a livello architettonico, a livello culturale, solamente per filosofia. Siamo i primi in tutto il mondo, eppure dove dovremmo essere i primi siamo gli ultimi, e dove dovremmo essere gli ultimi siamo i primi. Dovremmo fare l'opposto poi nel pugilato, come si dice, tenerceli cari i pugili che abbiamo, quelli più bravi, e se vogliamo a livello mediatico valorizzarli e farli anche sembrare tutelarli. Sono, io lo dico senza vergogna, è l'approccio che ho sempre avuto con i pugili italiani e con i match che ho commentato, visto che poi tante volte commento dei match per una televisione che è, diciamo, a pagamento come Eurosport, per cui devi fare un abbonamento per vederla, e questo è che riguarda non solo la box ma anche il ciclismo. Io devo in primis raccontare, è chiaro, quello che succede, ma devo valorizzare il prodotto, perché chi ci segue sta pagando per seguirci, allora devo metterci qualcosa in più, per cui obiettività, ma se possibile, come si dice, cercare, ecco, di valorizzare quello che si ha. E nel caso, se commenti un match di box dove Magnesi affronta Tiranno, chi per lui, io cerco senza vergogna anche di valorizzare un po'
per quanto posso, la figura di Michael Magnesi e dell'intera serata. E credo che non sia un delitto, non è piaggeria o partigianeria. Credo che sia il modo giusto di guardare la box. È uno show la box, oltre che uno sport, non dobbiamo mai dimenticarcelo. Vabbè, io non capisco come mai in Italia invece si privilegi molto più a livello delle istituzioni preposte, molto più invece il dilettantismo, e viene lasciato il pugile pro alla deriva, nelle mani di chi poi va ad organizzare, e non viene preso, non vengono date delle regole fisse agli organizzatori di turno per la gestione del professionista, mentre un'organizzazione puntigliosa, centellinata per quanto riguarda a livello dilettantistico, non avviene lo stesso, a mio avviso, a livello pro. E questo mi fa pensare, perché se io mi devo ricordare Silvio Branco da dilettante, molto probabilmente non mi ricordo neanche quello che ha vinto, se ha vinto qualcosa, a meno che non vince un'Olimpiade, o come un Andrea Tarrizzu, o come un Parrinello. Però mi ricordo di loro che vincono da professionisti. Quindi il mio pensiero è: ma non dovrebbe essere il cardine del pugilato italiano il professionismo e poi unito al dilettantismo? Ma guarda, io penso che, scusami se ti interrompo, prego, io penso che lo sport del pugilato sia come il ciclo di un bambino che va a scuola. Allora si inizia da novizio e il bambino va all'asilo, poi si va alle elementari e il bambino il pugile diventa dilettante. Poi il coronare un atleta che pratica lo sport è fare il novizio, il dilettante, e poi arrivare ai vertici mondiali da professionista. Cioè è una conclusione di un ciclo. Il pugile che rimane dilettante o resta dilettante è un ciclo incompleto. Adesso restano dilettante perché si sono accorti che nel professionismo non ci sono soldi. Allora che fanno? Firmano nell'arma, prendono lo stipendio dell'arma, vanno in nazionale e prendono i soldi dalla nazionale. Quando smettono dalla nazionale hanno il posto fisso o ai vigili o in polizia o ai carabinieri o nella finanza. Ecco perché lo sport del professionismo va a morire, perché l'atleta che inizia il dilettantismo non prosegue, non punta più ad essere un professionista per uno scopo economico, no? Per uno scopo personale. Aspetta, adesso se posso io ho la mia esperienza, io con seno di voi penso che non c'è mai stato professionista. Non hai trovato. Io con le World Series, cioè, da semi pro ho guadagnato tanto, ma tanto. Non sì, ma quando c'era Dolce Gabbana. Sì, c'era un dilettante sostanzioso. Perché c'era però stato sempre dilettante. Poi dopo, quando sono passato professionista, venendo da quel mondo, ho detto: ma dove sono capitato? Cioè, io ho fatto il titolo nuovo con Ricordi. Parlo io che sono in via di mezzo, dai. Ma mi hanno lasciato la stanza da pagare perché me l'ho portata da mia moglie, la dobbiamo smettere. Ma roba da matti. Ma roba da matti. Allora, parlo io che sono della via di mezzo. Vai Andrea. Io ho vissuto la nazionale dove praticamente c'erano anche i soldi. Io prendevo i soldi sia dalla nazionale, e ho vissuto anche il periodo professionistico dove ancora vi erano. Lo sentite voi, soldi. Andrea? Quella sì. Costruzione praticamente. Io lo sento. Allora, mi senti? Adesso? Io ti sento, Andrea. Adesso mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, quando è capitata a me, forse è in quel momento che si è andata a perdere un po' tutto quanto, perché c'erano tanti organizzatori, sapevano vendere i prodotti perché i pugili c'erano, però non si pagava adeguatamente e sostanzialmente non solo l'atleta, ma anche chi c'era dietro. Quindi lì si è fatta terra bruciata. È quello che hanno sbagliato letteralmente. E ricostruire quello che è stato il passato adesso diventa più difficile, perché la gente, soprattutto i ragazzini che entrano in palestra, e anche da bambino, perché mi piace il pugilato, io alleno in una palestra dove i bambini di 7, 8, 9 anni
vengono perché si divertono, corrono, si sfogano, fanno ciò che vogliono e le mamme gli piace, quindi non c'è un non fare il pugile, c'è proprio un sistema che al di sopra, quando si diventa dilettanti, che lì va sbloccato. Quindi serve che la federazione e magari qualche organo esterno come quello pubblicitario, e oggi tramite social tutto quanto si può fare, costruisca l'alimentare del pugile nel passare professionista, in modo che l'organizzatore, seppur non offra grandi cifre, venga tutelato dalla parte che sia quella pubblicitaria. Ecco lì, è la costruzione proprio del ragazzo che va alimentata e va alimentata fin dalla base, dal principio in cui il ragazzo mette piede in palestra. Ecco come funziona. Ci deve essere un po' più libertà e va anche finanziata in questo caso nel costruire il ragazzo. Questo serve, altrimenti poi finiamo come sempre che quando si passa professionisti, se hai un ottimo organizzatore riesci a fare qualche soldino, se non hai un ottimo organizzatore devi praticamente sempre arrancare, sì, ma quindi non potrai mai vivere di pugilato e non ci saranno mai ottimi pugili. Che cura, questo è il problema principale, perché il procuratore o l'organizzatore deve pensare a organizzare, non può pensare, esatto, a organizzare, a fare la pubblicità, esatto. Beh, ci devono stare una, esatto, società esterna o delle società esterne, esatto, che prendono a cura questo lavoro, quindi a prendere, esatto, il pugile, esatto, e a fargli la pubblicità. Due, esatto, sì, esatto, come era un tempo, questo deve succedere. Adesso te ne dico. Adesso il pugile si fa da allenatore, così deve, da manager, da preparatore atletico. Li devi cercare gli sponsor. Devi gestire da solo, esatto. Sì, esatto. Gli sponsor per combattere, ti devi trovare la. Funziona così. Non deve essere questo. Deve tornare come prima, che ci deve essere un fattore esterno che alimenti la pubblicità del pugile. Adesso mi dico una. Se Salvatore Cherchi ha avuto la fortuna con l'OPI 82 di entrare su DAZN è perché la costruzione del cosiddetto pugile Daniele Toretto Scardina ha dietro un grande movimento che è quello pubblicitario. Ciao, movimento, okay, mediatico non indifferente. E lì si è costruito tutto quanto. Ecco dove si è arrivato. Che qui in Italia non c'è. Esatto. E quindi è da lì che bisogna cominciare. No, in Italia c'è, solo che chi ce l'ha pensa sempre a se stesso e soprattutto a cercare di bruciare l'altro che è a fianco, invece di alimentare che chi potrebbe esserci dopo. E quindi no, è un po' di cattiveria. Siamo egoisti, ok? Siamo egoisti. Parlo anche io, mi ci metto anche io, perché un po' egoista lo sono anche io. Perché quel pubblico, essere noto, ti fa diventare egoista e ti rende più alto. E quindi deve essere proprio il rapporto esterno di una società che alimenti non solo chi c'è prima, ma anche chi arriverà dopo. Ecco qual è. Di mezzo sia federazione che organizzatore, ci deve essere proprio una società diversa che possa alimentare una pubblicità mediatica al pugile, ok, come succede nel calcio. Io non usciremo mai fuori. Io sono convinto che se si unissero le forze tra pugili e maestri, che sono i veri protagonisti di questo sport, molto probabilmente, forse è un po' utopistico pensare quello che penso io, ma veramente si possono cambiare le regole del gioco, anche perché senza presidenti, senza personaggi giacca e cravatta, una riunione pugilato può essere fatta. Senza pugili e maestri, provate voi a fare una riunione di pugilato, sarebbe impossibile. Quindi, partendo da questo punto fermo, che sono i pugili e i maestri, bisognerebbe ripartire un po' dalle basi. Con delle ma quando sono belle le riunioni di società, bellissime, cioè
veniamo tutti da là. Quindi, però molte volte ci dimentichiamo della società del più basso, parliamo di tutto tranne che del pugile, ma parliamo anche del novizio. E come diventerà un buon professionista? Non vorrà mai diventare un buon professionista. Ha detto una cosa, secondo me, sacrosanta, Andrea. Ha detto una cosa sacrosanta, perché spesso si pensa sempre al proprio orto, ma questa non è la mentalità del pugile, è un po' la mentalità italiana, di pensare al proprio orticello finché è verde, e dopodiché guardare fuori il proprio orto quando c'è un problema. Ma questo non è che lo dice Alberto Cano, è un po' la mentalità generale. Io credo che per un attimo bisognerebbe accantonare, per il bene di tutti quanti, perché dai, oggi tu sei, magari tu nel senso figurato, sei in auge e allora va bene per te, ma ci si mette poco dalle stelle alle stalle, no? Quindi domani potresti essere tu dalla parte di colui che ha bisogno. Io credo che se ci fosse un po' più comunicazione tra le varie ASD, tra i vari maestri, si metta un punto fermo su alcune situazioni, io credo che qualcosa di differente si potrebbe creare, personalmente. Ma guarda, hai completamente ragione, guarda. Ma è l'italiano adesso che, te ne dico che guarda al proprio orto. Facciamo. Guardiamo il bonus delle 700 euro che doveva essere destinato a tutte quelle persone bisognose, no? Anche quelli non bisognosi hanno fatto richiesta. Io l'ho preso, perché tutti vogliono le 700 euro. No. Ma è roba da matti. Ma chi ha dei soldi, chi è benestante, ma può attaccarsi a 700 euro e toglierli a una famiglia o a un uomo che deve gestire una famiglia e che non ha soldi? Questo è il modus di vivere dell'italiano, no? Ecco perché non si andrà mai d'accordo. Perché ogni ASD vuole la sua parte, ogni ASD vuole il suo contributo, ogni ASD è la migliore, capito? Sì. Però siamo arrivati al punto di non ritorno, soldi pochi, visto che adesso gli aiuti saranno quelli che saranno, non è che nessuno può fare la magia e tirare fuori soldi che non esistono. Certo. Certo. Quindi voglio dire, adesso è il momento che, visto che la linea è orizzontale per tutti, certo, forse molto fare sinergia. Bravissimo. E un'altra cosa che non vedo, e perdonatemi, ma questo è un discorso che a me ci tengo particolarmente perché è tanto tempo che lo faccio. Bisogna ripartire anche con coloro che sono stati pugili, che hanno vissuto il pugilato, sapere ascoltare le loro idee, un Silvio Branco, un Gianluca Branco, un Sandro Casamonica, io sparo nomi a caso, ma comunque gente che nel mondo del pugilato c'è sempre stata, e spesso coloro che gestiscono spesso il pugilato non sanno neanche da quale parte proviene. Okay, le problematiche di Michael Magneti sicuramente le capirà molto più un Silvio Branco, perché ci è passato, e magari sa istradare un ragazzo, che un pallino qualunque, magari venuto da un altro ambiente, messo lì semplicemente per lavorare e fa il compitino. Silvio Branco, sono sicuro che farà il suo mestiere, magari di consulente per X federazione, qualsiasi ruolo sia all'interno della federazione, lo farà con amore, perché è una ragione di vita quello che lui ha fatto nel corso della sua vita. Questo certo, mi vengo a pensare, capisci, Silvio? Ma non vedi che la federazione orbitano sempre le stesse persone? È questo quello che dico. Orbitano sempre, non ti fanno mettere neanche il naso dentro. Ma uno come me, che ha fatto 35 anni di sport, è possibile che non abbia diritto o accesso ad una posizione all'interno della federazione? Non gliene frega niente a nessuno. Ma come nella nazionale? Ma chi li vota questi? Li votiamo noi, società. E li votiamo noi, perché con la speranza, bravo, che li vogliono fare per il singolo, ma per la società, no, per la SD. Ci vendiamo per un sacco, ci vendiamo per un sacco di coppie. È vero, è vero, è vero.
ci vendiamo per un sacco di box, e te lo posso assicurare. Io mi sono qua 4 anni fa, mi candidai come rappresentante dei pugili, cioè io per 2 voti, ma che mio, ma sì, lasciamo perdere, cioè, è una cosa allucinante. Ma dovrebbero essere loro che ti dovrebbero venire a cercare, cioè non devo essere io che devo andare lì a elemosinare. Io sono un patrimonio per l'Italia. Bravissimo. E questi non lo capiscono, no? Non lo capiscono. Bravissimo, è proprio questo il punto focale, a mio avviso, che siete un patrimonio per tutto il pugilato italiano. E questo è la cosa che mi rammarica molto, molto, perché non capisco come si possa... Si è preso tanto perché poi a salire sul carro dei vincitori al momento opportuno sono tutti bravi, certo. Ma dimentico immediatamente di quello che un uomo, un pugile in questo caso, ha dato ad uno sport, i sacrifici che ha fatto. Però ecco, questo potrebbe, è un'altra cosa che spesso ne parlo e che mi piace parlarne. Il discorso allenatori, caro Silvio, quando un pugile come Silvio Branco termina la sua carriera da pugile, a mio avviso dovrebbe essere già un aspirante tecnico, non deve fare il corso da 500 euro per diventare aspirante tecnico. Ma guarda, io lo sono andato a fare. Ma io lo sono andato a fare il corso. Io lo sono andato a fare il corso. E ho preso il corso, ho preso l'attestino di aspirante tecnico. Poi sai che devi fare gli aggiornamenti e ogni anno devi fare un altro corso per accedere, no? Ok, ma c'è una burocrazia che non finisce mai. Io non riesco a fare il successivo tecnico. Passaggio per la burocrazia. Allora chiamo e gli dico: senti, mi chiamate quando ci sono i corsi, perché io non devo essere aggiornato. Fatemi sapere quando c'è il corso successivo all'aspirante, no? No? E non mi avvisano, non ti dicono niente, no, cioè, non gliene frega niente, capito? C'è un disinteressamento totale. No, perché te dà fastidio, dai, quello è il problema. Capito? Aspetta, Silvio. Questa è la rovina, Silvio, del box. Tu hai fatto praticamente il corso con me. Io potrei apportare un contributo a un ragazzo con le mie esperienze da pugile e insegnare, magari ci metterei del mio oltre alla parte tecnica. Come Patrizio Oliva quando ci insegna, io l'ho avuto all'angolo, oltre ad essere un ottimo tecnico e insegnante, ma ci mette del suo, ci mette le sue esperienze, le sue malizie, le sue furbizie e te le trasmette. Ma un allenatore che non ha fatto mai box, mai pugilato, non è mai salito sul ring o avrà fatto 5 o 6 combattimenti, ma che cosa ti può insegnare? Che cosa ti può trasmettere? Non sa neanche cosa passa nella testa di un pugile prima di un combattimento, dopo un combattimento, durante un combattimento. Posso dirti un'altra cosa, Silvio, a mio avviso, quello che penso spesso è che soprattutto si mettono nelle mani di queste persone che alla fine cercano un'occupazione. Io, per carità, non li condanno, però si mettono nelle mani di queste persone che non hanno mai marcato quelle corde anche la vita di ragazzi, perché non stiamo giocando a calcio che se sballi un tiro va fuori e finita l'anno e fatto gol. Certo. La box, come voi mi insegnate spesso, è una frazione di secondi di quando un ragazzo viene colpito da un colpo duro, ok? E magari il Silvio Branco della situazione capisce immediatamente che il ragazzo è da fermare. Certo. Non lo fa proseguire, ma se tu non hai esperienza, come fai a capire se il ragazzo può continuare o non può continuare quel match? Domanda. Semplicemente. Vero. Alberto, dimmi. Io dovrei lasciarvi tra qualche minuto per cause di forza maggiore. Non ti preoccupare, Fabio, ti ringraziamo naturalmente del... Prego, volevo chiudere con, mi sono segnato, ecco, qualche numero visto che abbiamo qua. Se li mettessimo assieme avremo allora un pugile di 158 anni di vita con 158 match all'attivo, 1054 round boxati, 126 vittorie, 61 prima del limite, 24 sconfitte e 8 pareggi. Ricordo che Silvio tra questi è stato l'unico che ha conquistato il titolo mondiale.
Ricordo che Andrea Sarrizzu ci è andato piuttosto vicino. Mi auguro che possa arrivare almeno alla sfida per il titolo mondiale anche Michael Magnesi. E su Vittorio Parinello, siccome ho commentato il suo ultimo match, voglio dire che meriterebbe io insegno, basta, non mi sono affidato più. Meriterebbe un po' più di fortuna da professionista, perché onestamente con i verdetti ultimamente non ha avuto per niente fortuna, anzi ha proprio avuto sfortuna. Faccio rivedere questa maglia bellissima che mi è stata donata, Vita Pugili. A questo punto, Alberto, a tutti, ti ringrazio tanto. Ciao Fabio, un abbraccio. Ciao Fabio, un abbraccio a tutti voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Io invece volevo riprendere il discorso sul fatto di quello che stavate parlando del tecnico. Allora, Silvio, ricordati che tu sei tecnico primo livello, perché tu hai fatto l'esame quando l'ho fatto io. Ok. Quindi tu sei, a parte essendo diventato campione del mondo, tu sei... Silvio, mi senti? No. Silvietto? No. Anzianotto? Io non lo sento. Senti. No, Andrea, prova a rientrare. È l'età. È l'età. Allora, io provo ad uscire, come che sei? Perché è vecchietto, ma ha già una certa età, non sente bene. Io no, vabbè, dai, ma ti stanno, ecco, dicendo, ma ti stanno dicendo che hai una certa età e per quello non ci senti. Silvio, ci senti? Io sì, sì. Io sentivo tutti tranne lui. No, perché Michael pure ha ribadito che a una certa età non senti bene, però l'ha detto. No, io ho ribadito. Io ho detto quello. No, io Michael non lo sento. Manca a me lo senti? Ah, no, neanche a te. Io ma io neanche adesso dovrebbe andare. Ci siete? Adesso sì, ti sentiamo. Okay. Oh, è messo l'apparecchietto, quello acustico. Allora riprendo, stavo dicendo, Silvio, tu sei tecnico primo livello, perché quando noi siamo andati ad Assisi a fare l'esame, tu praticamente come campione del mondo la federazione ti ha dato il pass come tecnico primo livello, ok? Poi c'è lo scatto di tecnico secondo livello, ma quello è da parte del comitato. Ah, sì? Quindi è il comitato che ti deve dare il lascia passare per poter fare il si dà la quota alla federazione, perché quello ormai la federazione non ha soldi e i soldi li prende solamente dall'iscrizione dei tecnici e storie varie. Io sono già tecnico secondo livello e lì ci sono gli aggiornamenti. Ok, io posso fare già il tecnico AIBA primo livello. Ecco come funziona, Silvio. Quindi tu sei già tecnico e puoi andare anche all'angolo, puoi portare anche già un professionista per il fatto della federazione, perché dallo statuto, da quando c'è Vittorio Lai come presidente, tutti i campioni del mondo, tutti i campioni d'Europa hanno diritto a passare direttamente. Silvio è andato di nuovo. Sì, ci siete? È andato di nuovo. Ma secondo me l'altro ieri... bisogna avere pazienza, perché no, ormai... secondo te è normale che tu per andare all'estero per portare un tuo pugile devi fare, devi vendere la live? No, quello è solo a livello dilettantistico. Se io ho il pugile professionista, io posso andare tranquillamente. Me parlo pure dei dilettanti. Il dilettante lo cresci tu, mettiamo caso che inizi un dual match all'estero. Sì, ma il problema, è a livello internazionale. Ad esempio, io se devo andare all'angolo per un pugile dilettante, se non ho fatto il corso AIBA, all'estero non ti posso andare lo stesso. Okay. Quindi quello non è un problema federale, il problema è internazionale in questo caso. No, perché è federale, perché noi federazione secondo... facciamo mettere bene in faccia dall'AIBA. No, non è noi federazione, perché il pugilato a livello olimpico vuole essere buttato fuori? Perché e quindi non è un problema solo italiano, è un problema internazionale.
Allora, il problema AIBA lo sappiamo tutti da cosa è dovuto. Forse ci sono tantissimi soldi che non c'entrano niente con la vera realtà del pugilato. Costruito e mantenuto la persona che, non, che con noi non c'entrano niente. Ecco qual è il problema. Quindi ci dovrebbe essere più una forza unita non solo a livello italiano ma anche internazionale per poter decidere cosa è il futuro del pugilato non solo in Italia ma anche all'estero, altrimenti non conteremo mai niente, saremo sempre di secondo livello. Se non viene, se la federazione stessa non viene appoggiata fuori non vale niente. E ti posso dire che quando c'era Falcinelli, ok, Falcinelli come presidente e anche come allenatore, per il ruolo che aveva, perché lui era un ex dirigente, il pugilato aveva un livello superiore, ok, quindi parte da lì. Quindi funzionari che vanno in federazione come dirigenti, consiglieri o presidenti devono avere già la funzione dentro i coni, altrimenti il pugilato verrà preso sempre a spazio da tutti e per tutti. Perché in questo caso inizi sia da dilettante che da professionista. Da professionista decide il procuratore, da dilettante decide la federazione e tutto il resto. Non vale, non vale. Quindi i diritti principali devono averli dall'inizio, come ho detto prima, i ragazzi, i maestri e la SD, i presidenti della SD devono avere un valore superiore. Ecco cos'è. Altrimenti saremo sempre gli che stanno lì a beccare per niente. Ci vuole più valore, più forza, più unione. Naturalmente il discorso, ecco, che hai rientrato, fatto anzianotto. Andrea, perdonami, ci tengo a precisare una cosa, perché mi piace essere preciso. In questa trasmissione si cerca semplicemente di fare un discorso costruttivo per il pugilato italiano. Ma certo, il bene per la boxe, no? Le varie persone, i vari nomi e cognomi non ci interessano, ma non ci interessano perché poi non spetta a noi, non siamo qui dentro, non facciamo i processi alle intenzioni, no, o processi a nessuno. Non è un processo, io ho fatto quel nome. No, Andrea, non ce l'ho con te, Andrea, aspetta un attimo, non ce l'ho con te. È semplicemente per imparare. No, ma io ti dico subito perché ho fatto quel nome e cognomi. Perché è da quel punto di vista, perché poi alla fine va sempre a finire lì, che quando si fanno nome e cognomi, molte volte le persone si nascondono oppure si mettono a letto. Bisogna avere paura anche. No, aspetta Andrea, aspetta un attimo, così ti spiego una cosa, Andrea. Guarda, personalmente non si ha paura di nessuno, anzi, e te lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle proprio ieri, quindi non c'è proprio paura di nessuno e di nessuna situazione. Però io credo no, aspetta un secondo, Andrea, fammi ribadire questa cosa che è importante a mio avviso. Qui nessuno ha paura di nessuno. Io credo una cosa, credo che per fare qualcosa di costruttivo non bisogna puntare il dito verso la singola persona. No. La persona racchiude dietro un sistema. No. Allora, se Andrea Sarrizzu è un pugile di esempio, naturalmente, o anzi, sì, se Fati Alberto è un pugile di serie B, serie C, sì, però mi fanno combattere in location importanti, tu non te la devi prendere con me, tu te la devi prendere con chi mi ci ha messo là. Esatto. È quello che sto dicendo, il punto è quello. Quindi non è il discorso, è anche perché non mi va di mettere in difficoltà tutti gli ospiti che stanno all'interno, che partecipano. No, ma su questo, è questo che sto dicendo. Adesso te ne dico una, ok, ti faccio il mio esempio, ok. Che poi l'esempio un po' di tutti i pugili, perché poi Silvio te lo potrà dire. Allora, noi, finita la carriera, veniamo abbandonati. E quindi, cioè, tu spiegami, dopo aver fatto tot di match, dopo essere stato un campione, dopo aver portato l'Italia al massimo dei livelli, la federazione, gli organizzatori ti lasciano, ti buttano lì per strada e ti dicono arrangiati. Bravo. E cosa fai? Tu allora, siccome il pugilato lo ami, inizi a insegnare in palestra.
Ok, io adesso ti faccio un esempio. Io mi sono staccato dalla parte agonistica per un tot di anni, ok. Però non riesco, perché voglio viverlo attraverso proprio il quadrato, il pugilato, altrimenti non sto bene. Adesso io mi sto ricostruendo una piccola parte di ragazzi, perché alleno dei ragazzi. Adesso apro una società e farò combattere i ragazzi. Ma la prima cosa che voglio, e che quella che mi dovrà dare la federazione in primis, è la tutela dei miei ragazzi, perché altrimenti non funziona. Ecco, io per questo mi sono sempre battuto. Ma io quindi la tutela del ragazzo in primis. Io mi batto perché non riesco più a vedere un figlio branco a una riunione di pugilati. Capisci qual è la differenza? Per colpa di un sistema scadente, fatto perché non vedo più Sandro Casamonica in una milione, Michele Di Rocco in una milione, Silvio Branco e così tanti altri. Non li vedo più dentro una riunione di pugilato. Coloro che prendono i ragazzi. Lo sai perché non mi vedi più nella riunione di pugilato? Perché c'è stato un disinteressamento da parte della federazione pugilistica nei miei confronti dopo che ho portato l'Italia e sono stato io l'ambasciatore dell'Italia nel mondo, capito? È per questo, Silvio, che secondo me c'è bisogno di parlare di questo. Ma non parlare veramente di questo perché, come pensa qualcuno, abbiamo degli incrocchi politici di qualsiasi natura, dobbiamo spiegare, no? No, noi vogliamo rivedere i nostri campioni. Che differenza? Ma questo dà fastidio agli altri, capito? Allora, Silvio, ma problema agli altri, perché i campionati regionali diversanti, se un Silvio Campo che preme i ragazzi magari durante i campionati, a me piacerebbe, non piacerebbe pure ai ragazzi, ma premiare un campione del mondo. Alberto, ma vedere un Silvio Branco che aiuta i ragazzi della nazionale dandogli consigli, cose, non ti piacerebbe a te? Ma a me piacerebbe un Silvio Branco, un Patrizio Oliva, ma sai quanti ce ne stanno, Michael? Ma tanti pugili che hanno fatto la storia del pugilato, che stanno a casa, se magari ha intrapreso la vita propria lavorando, facendo altro, sarebbe meglio vederli in quello che hanno dato nella loro vita, vederli protagonisti ancora adesso, cioè vedere un Silvio Branco, un Patrizio Oliva nella nazionale che aiuta i ragazzi, le nuove leve, le aiuta, li consiglia, gli impara le malizie e tutto quanto. Io penso che faremmo un salto di qualità non indifferente. Lo so, però se il loro intento era quello di allontanare i campioni dal pugilato, perché molto probabilmente se parla Silvio Branco ha una valenza, se parla Sandro Casamonica ha una valenza, con quello del dimenticatoio, perché poi magari possono far mandare in testa delle idee strane, e allora, tra virgolette, me la prendo un po' con Silvio. Non so se capisci il mio discorso, Silvio. Sì, ma io ho capito perfettamente il tuo discorso. Ma dopo aver dato un contributo abnorme a questa disciplina, va bene? Nonostante io poi sono pochi anni che ho lasciato, sono 4-5 anni, va bene? Ti presenti ad una riunione e ti danno del lei, cioè che non ti fanno neanche entrare. È da matti, capito? È da matti. Io ho dato lustro alla mia nazione e tu non, cioè, neanche ti fanno mettere un piccionara dietro le quinte. Io ho visto un Nino Benvenuti in ottava fila, ma è solo per l'amore che uno ha nutre nei confronti di questa disciplina. Ma io non ci sarei mai andato, ma io non ci vado, cioè io che mi metto in decima fila o in tribuna per vedere una riunione dilettantistica terza serie, ma io solo per l'amore che nutro per questa disciplina ci vado, e tu mi metti a quinta fila, dai, non c'è rispetto, e io non porto rispetto alle persone che non me lo portano, no. Noi cerchiamo di accendere qualche lampadina nelle teste di cui poi dovrebbe dare
il cambiamento, dovrebbe fare un po' di cambiamento. Spero che ci riusciate, spero di riuscirci, che questo ieri riesca. Guarda, io sicuramente dal momento che ci vedrò di nuovo in qualche ring, a bordo ring di qualche riunione, credo che qualcosa avremmo fatto. Credo che tu, Andrea e tanti altri dovete essere tutelati, dovete essere tutelati per il futuro dei ragazzi, perché il futuro si scrive con il passato, senza passato non c'è futuro, certo. Ma assolutamente condivido, io voglio solo ringraziare, è una lotta con... vai Andrea, dimmi. No, ma questo che stiamo parlando è una lotta continua. Io ti posso dire che a me proprio mi hanno fatto passare la voglia. È l'ultima volta che sono andato a una riunione di pugilato. Ho dovuto pagare il biglietto per me e la mia fidanzata. Dai, no, è ridicolo. Okay. Sono entrato come ospite, però pagando il biglietto. Ok? Quindi questo è quello che funziona. E vi dico, per 3 anni praticamente io non sono più andato alle manifestazioni di box. È ridicolo, cioè è già da lì che proprio si sbaglia. È la stupidità che possa avere la persona umana nell'organizzare anche una manifestazione di piccolo livello e mettere in risalto il pugile che hanno, magari non è nessuno, a invitare le persone che hanno dato lustro al pugilato italiano e fargli pagare il biglietto. Ma secondo te che mentalità potrebbe avere? Poi Andrea, secondo me è proprio già da anni. Andrea, poi chiamano il rapper a cantare, magari danno 3-4 mila euro. C'è capito? Bravissimo. E io poi non riesco più perché combatto. Ecco dove l'ha affrontata. Si sbaglia in principio proprio. Ragazzi, io mi ringrazio veramente di cuore a tutti. Quando ci sono... Vi ringrazio e voglio ringraziare tutti quanti di cuore, perché anche oggi tante persone ci hanno seguito. Se continuiamo a fare informazione, a sentire la voce di chi il pugilato lo ha fatto, di chi il pugilato lo ha vissuto, di chi il pugilato lo continua a vivere, anche se in maniera differente. Quindi per me è stato un grande onore avervi come ospiti. Faccio i saluti, Andrea. Grazie a te, un saluto soprattutto al vecchietto che è stato il mio ispiratore per la conquista europea. Spero di vedervi il più presto possibile, poter chiacchierare di persona, che sarebbe anche bello. Ormai sono troppo tempo in casa. Un abbraccio, è stato bellissimo. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao.